Benvenuti alla Chef Academy di Terni, in collaborazione con Favo Donna e con la biologa nutrizionista dottoressa Ilaria Iacobelli per questo secondo webinar, il cui titolo è Pranzo Energia Mediterranea. Vuoi intervenire già perché ci vuoi spiegare qualcosa sul pranzo magari intanto? Sì, allora, prima di tutto per il pranzo ho deciso, diciamo, di associare i cereali insieme ai legumi. Perché? Allora, per due motivi in particolare. Prima di tutto perché i legumi sono ricchi di proteine, però sono delle proteine a medio valore biologico, non sono ad alto valore biologico. Che significa? In pratica le proteine sono costituite da tante unità che si chiamano amminoacidi. E ci sono alcuni amminoacidi che il nostro organismo non è in grado di sintetizzare, che si chiamano amminoacidi essenziali. Questi amminoacidi li dobbiamo quindi assolutamente introdurre all'alimentazione. Quindi questo per dire, ho fatto questa piccola, insomma, introduzione a riguardo, proprio perché i legumi sono carenti, anzi, di alcuni amminoacidi, ne hanno altri però che non ce l'hanno i cereali e viceversa. Quindi insieme, diciamo, tra virgolette, si compensano, quindi si va a creare un pasto equilibrato dal punto di vista nutrizionale. L'altra motivazione è anche per il discorso che ho introdotto al primo webinar, ovvero sul discorso di scegliere, diciamo, un'alimentazione antinfiammatoria, quindi di prevenire il famoso picco glicemico, quindi l'innalzamento del glucosio nel sangue. Questo lo facciamo inserendo appunto in ogni pasto carboidrati, proteine e grassi. Quindi così facendo abbiamo cereali, che è il riso integrale o appunto questo misto di cereali, con i legumi. E in questo modo andiamo ad avere un pasto a basso indice glicemico e quindi non andiamo ad attivare l'infiammazione, che è quello che dobbiamo evitare. Bene, intervengo io. Allora, come diceva la dottoressa, la scelta del carboidrato è legato ovviamente a un gusto personale, anche alle tipologie a disposizione, in questo caso seguendo le regole nutrizionali. Oggi ne utilizzeremo uno, ma ne ho portati, diciamo, quattro per darvi anche un'idea della scelta che potete fare. Allora, due tipologie di riso: riso rosso e riso classico, ovviamente integrale. Faccio una premessa: l'integralità che cosa comporta? Comporta un pochino più di dispendio di tempo. Perché? Perché ovviamente con le tipologie di riso che trovate in grande distribuzione raffinate, la cottura va tra i 15 e i 18 minuti. In questo caso siamo su una cottura che può tranquillamente arrivare quasi a mezz'ora. Quindi che cosa succede? Succede che dovete avere un pochino più pazienza, però ovviamente il prodotto che cosa vi ridà? Vi ridà tutta quella parte integrale che il chicco di riso, come ad esempio la crusca per il grano nel caso del riso, invece è la lolla, si chiama, che è tutta la parte esterna, che è quella che ci dà le fibre, giusto? Certo, assolutamente, okay. Anche perché tra l'altro il riso bianco, purtroppo quello brillato, è stato sottoposto appunto da questo processo, la brillatura, che consiste, come ha detto bene lui, bene lo chef, di andare a eliminare tutta la parte esterna. E è la parte esterna quella che è ricca di sostanze nutrizionali, quindi delle vitamine, dei sali minerali e tutto. Quindi è importante che invece questa parte rimanga. E quindi andiamo a scegliere il riso integrale. Quindi due tipologie di riso integrale, poi abbiamo il farro che, essendo umbro, io e anche la dottoressa, per noi è un must, sia d'inverno nelle zuppe che d'estate come insalata fredda, e poi un mix di legumi, cereali insieme, che può essere utilizzato sia come zuppa sia in questo caso come un, diciamo, una risottata, sì, un piatto risottato. Questa è la parte del carboidrato. Per tornare invece alla parte proteica, come diceva la dottoressa, abbiamo utilizzato un legume. In questo caso siamo in piena stagione, non potevamo non utilizzare le fave. Ovviamente chi soffre di favismo, ha delle allergie, può tranquillamente sostituirlo con un altro legume. In questo caso la fava fresca, ok? Che è un prodotto super versatile e soprattutto molto buono, sia cotto che crudo, quindi possiamo andare anche possiamo anche non dare una cottura completa al prodotto. Ovviamente sapete che più andiamo a cuocere, più si alzano le temperature, più il prodotto tende a perdere caratteristiche sia nutrizionali che organolettiche. In questo caso
lavorata in maniera molto semplice, viene sgusciata e messa in padella. Io mi sono intanto un pochino anticipato, portato avanti la preparazione proprio per quello che dicevamo prima, cioè che è una cottura un pochino più lunga del normale. Abbiamo scelto il risotto però per uscire un pochino dallo schema dei pochi, delle poche scelte che ci sono sui primi a pranzo, anche se in realtà vi costringe a stare al fornello, parliamoci chiaro, però siamo qui proprio per fare cucina, per parlare di piatti che possono anche andare a variare un pochino la dieta e renderla meno monotona e meno noiosa. In questo caso, insieme a tutti questi meravigliosi ingredienti, abbiamo scelto la cipolla rossa. Io adesso faccio una breve premessa sulle tipologie, poi magari se ci vuoi dire qualcosa sulla cipolla, perché io la adoro e capisco che magari a volte può essere un pochino invadente negli odori e nei sapori, però se lavorata bene è preziosissima sia come alimento sia come insaporitore delle nostre preparazioni. Cipolla rossa, due tipologie, cioè in realtà due lavorazioni. Vado ad usare la fresca direttamente in padella nella tostatura delle fave con un filo d'olio, poi dopo vedremo quando la dottoressa ha finito andrò, anzi sì, olio extravergine d'oliva lo davo per scontato perché non esiste altro per me. Però per altre persone magari no, per quello specifico, no? Beh sì, però insomma io ripeto, purtroppo parlo da tecnico e quindi... Assolutamente. Bene, allora quindi goccio di olio evo, cipolla fresca, fava e sto tostando leggermente. Poi vado ad aggiungere, che cosa scegliamo, dottoressa? Mi dica lei, via. Allora, scegliamo, abbiamo detto riso integrale, dai. Bene, riso integrale, quindi vado ad inserire il mio riso integrale che tosterà, perché la parte della tostatura è fondamentale nel riso, che andrà a tostare insieme alle fave e alla cipolla. E poi vi dico che la cipolla la ritroveremo alla fine, ma è una chicca che vi voglio lasciare dopo. Nel frattempo che vado a fare questa operazione e che il riso tosta, lascio la parola sulla cipolla alla dottoressa. Sì, allora la cipolla è come anche l'aglio, il porro o anche insomma lo scalogno, contiene dei composti solforati che hanno proprietà antiossidanti e antitumorali. Questo perché? Perché vanno a riparare il nostro DNA e così facendo in teoria andiamo sia a prevenire la possibilità dell'insorgenza di un tumore, ma sia quindi inibire lo sviluppo di un tumore. Inoltre l'allicina presente appunto nella cipolla, che cosa fa? Va a impedire la trasformazione delle nitriti e nitrati in nitrosammine, perché infatti i nitriti e nitrati che troviamo in diversi alimenti normalmente non sono tossici, però nel momento in cui le introduciamo nel nostro organismo vengono trasformate in nitrosammine. Le nitrosammine sono cancerogene, quindi dobbiamo fare in modo che questo non si verifichi. Quindi la cipolla è utile per prevenire per esempio i tumori all'esofago, allo stomaco, all'intestino, al retto, quindi insomma assolutamente ricca di proprietà benefiche. In più è diuretica, quindi permette di eliminare tutto il discorso dei liquidi in eccesso, ha poche calorie e fa solo che bene, direi. Quindi potremmo anche fare semplicemente una zuppa di cipolle volendo. Anche. Con l'aggiunta di un buon farro, facciamo una zuppa farro e cipolle. Io sono sempre stato un grandissimo fautore della cipolla, quindi con me, dottoressa, sfonda una porta apertissima. Allora, adesso piccole curiosità anche per farvi fare un risotto che non abbia questi ingredienti, ma in generale sia un risotto ben riuscito, vi do delle piccole chicche. Allora, tanto per cominciare, come facciamo a capire se il riso è tostato? Un metodo molto semplice, che è quello di toccarlo. Il cibo va toccato, ve lo ricordo anche per la scelta quando andate in grande distribuzione o quando andate dal vostro negoziante di fiducia, il cibo va toccato, perché altrimenti non avete la percezione e il contatto con quello che poi andrete a mangiare. Quindi andiamo semplicemente a toccare. Se il riso scotta, vi fa l'effetto ai, significa che il riso è tostato, quindi possiamo andare ad aggiungere brodo. Ora, molti di voi si chiederanno, poi me lo chiederete sicuramente anche nel webinar, scusate un attimo, adesso c'è il rumore della piastra. Ecco. Diciamo poi giusto su nel brodo tu cosa hai utilizzato? Ecco, volevo dire proprio questo. Allora, bravo. La domanda che molti mi faranno è: a un certo punto dopo la tostatura si sfuma con il vino? Ora, no, non è una regola. In realtà, curiosità, leggenda metropolitana, la sfumatura con il vino nasce quando il riso veniva conservato nei sacchi di juta, nelle cantine,
essendo igroscopico, che cosa fa? Assorbe acqua e quindi assorbe umidità. Quindi molte volte quando veniva cucinato aveva un odore un pochino di muffa, ok? E quindi la sfumatura del vino serviva a togliere questo odore di muffa e a dare l'aroma dell'uva. Ad oggi abbiamo il riso conservato tranquillamente sotto vuoto nei nostri scaffali, quindi non abbiamo il problema della muffa. Quindi possiamo tranquillamente bypassare la sfumatura con il vino e andare direttamente a lavorare sul bagnarlo con il brodo. In questo caso il brodo, come vedete, è un brodo molto semplice, basico, costituito da sedano, carota, cipolla, e io sono andato ad aggiungere un filo di porro, perché me l'ha decantato tantissimo la dottoressa, anche il porro lo adoro, quindi ho messo un po' di porro per andare un pochino ad insaporire e rinforzare il brodo. Ovviamente base fredda, si parte sempre da acqua fredda, si aggiungono le verdure e si inizia a far bollire. La concentrazione la decidete voi, l'intensità dipende da quanta acqua rispetto a quante verdure inseriamo nel brodo. Prima di lasciarle la parola, dottoressa, vado un attimo a far vedere che siamo in fase di cottura, quindi abbiamo aggiunto il nostro liquido, le nostre fave, la nostra cipolla erano belle appassite, belle tostate, e adesso continuiamo la cottura fino al, diciamo, al punto di cottura del riso. Poi per quanto riguarda il brodo, no, mi sono sentita di dirti, insomma, di ricordare con cosa è fatto eccetera, perché tante persone, almeno alcuni miei pazienti, all'inizio volevano utilizzare il brodo quello industriale, che quello tra l'altro, insomma, è ricco di sale, e noi il sale dobbiamo cercare di ridurlo. Non vuol dire eliminarlo, perché anche eliminarlo non va bene. Meglio scegliere tra l'altro il sale iodato, per un discorso anche della funzionalità della tiroide. Però andiamo a ridurla anziché esagerare troppo, anche perché il problema è che il sodio è presente già naturalmente in tutti i cibi, quindi non dobbiamo aggiungerlo anche noi troppo sopra. E infatti anche secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità dobbiamo introdurre al massimo 3 grammi di sodio al giorno, che è già quello che troviamo fondamentalmente in quasi tutti i cibi al naturale. O comunque purtroppo in tanti cibi anche troviamo in commercio, ad esempio adesso mi viene in mente anche gli stessi legumi, a volte quelli in scatola ci aggiungono il sale, quindi in quel caso appunto sarebbe meglio sempre prendere il legume, quello fresco, come in questo caso la fava, oppure piuttosto quella secca, in maniera tale che poi la cuciniamo noi e ci aggiungiamo noi quello che vogliamo. In più c'è anche da dire anche questo al riguardo, che i legumi freschi sono quelli che hanno maggior contenuto di proprietà nutrizionali, poi vengono quelli surgelati e infine quelli secchi. Quelli secchi, a differenza di quelli freschi, hanno invece un maggior contenuto di proteine e di carboidrati, a differenza invece di quelli freschi, però hanno appunto un po' meno di vitamine e sali minerali, perché ovviamente è passato un po' più di tempo dalla raccolta, ecco. E poi altra cosa da aggiungere, diciamo, evitiamo i legumi quelli in barattolo, cioè quelli in scatola, perché la scatola rilascia metalli pesanti che fanno male sempre al nostro organismo. Piuttosto, se proprio siamo in stato di emergenza, tra virgolette, non possiamo fare quelli secchi, prendiamo quelli al vetro, che il vetro non rilascia nulla. Assolutamente sì. Vi ricordo che dal punto di vista nutrizionale, anche gastronomico, il legume ha trovato grande riscontro negli anni in cui la carne non poteva stare sulle tavole di tutti, tanto è vero che i fagioli erano chiamati la carne dei poveri. Poi, diciamo, proprio per la lavorazione difficoltosa e per il fatto che la carne aveva sostituito come proteina il legume, si era un pochino perso anche in cucina. Adesso sta tornando giustamente in auge, sia grazie al lavoro dei nutrizionisti per, diciamo, le qualità indiscusse dei legumi, ma anche nella cucina gastronomica, perché poi si è riscoperto avere anche un senso all'interno di piatti composti e piatti gourmet. Quindi è ovvio che il passaggio al legume in scatola è legato esclusivamente a una questione di comodità e di velocità, però ha delle grandi carenze dal punto di vista sia nutrizionale che gastronomico. Il consiglio che diceva prima la dottoressa è anche un consiglio che vi do io. Capisco che la cottura e la preparazione è un pochino più lunga, perché si tratta comunque la sera prima di mettere in ammollo i legumi secchi, la mattina di bollirli e cuocerli, però avete un prodotto completamente diverso e molto molto più buono e salutare. Tra parentesi, questo potete farlo anche una volta a settimana, e poi il legume cotto
conservarvelo nella vostra acqua di cottura e tenerlo per una settimana in frigorifero. Ma li puoi anche congelare volendo, li possiamo anche congelare una volta che abbiamo lavorato noi e tirarli fuori quando ci servono. Quindi non fatevi invogliare dalla facilità e dalla semplicità di una scatola, ok? Cerchiamo di continuare a mantenere i prodotti per i valori che devono avere e che soprattutto poi devono rispecchiare una volta che andiamo a creare un piatto. Sì, anche perché tra l'altro quelli in scatola, comunque anche quelli in vetro, all'interno dell'acquetta, diciamo, quella dei legumi, tipica diciamo che troviamo, oltre al sale in eccesso c'è anche, che ovviamente serve per conservare il legume senza aggiungere altri additivi, c'è anche, diciamo, si formano delle saponine, che sono delle sostanze, anche quelle che sarebbe bene non abusarne. Quindi proprio per questo, se appunto proprio uno è stato in emergenza e deve utilizzare quelli al vetro, almeno togliete tutta quest'acqua che sta all'interno del legume e sciacquarli bene bene sotto acqua corrente. Io dico al massimo... Questo assolutamente va fatto sempre. Assolutamente sempre. Poi è ovvio che non tutti i legumi hanno dei tempi enormi, ad esempio un legume poco usato come la lenticchia, che noi utilizziamo esclusivamente nei momenti della festa, soprattutto certo, l'ultimo dell'anno, in realtà è il più breve da preparare, ma è anche quello che ha un potenziale enorme. Assolutamente sulla tavola, secondo me, anche come contorno, semplicemente come sostituto anche del pane, che è un paradosso perché è una proteina, sostituiamo un carboidrato, però ha un valore veramente infinito. Quindi questi prodotti sono molto diversi. Tra parentesi, considerate che il sapore della lenticchia non è il sapore del fagiolo, che non è il sapore della fava, ma sono tutti prodotti della stessa famiglia, quindi possiamo anche andare a variare a livello gustativo scegliendo magari legumi diversi. Poi tra l'altro, per il discorso che dicevi tu anche della lenticchia che si cuoce brevemente, se utilizziamo qua quella decorticata ci mettiamo ancora di meno, tra l'altro. Assolutamente. E in più c'è anche da dire questo, che se soffriamo di colon irritabile o colite, come viene detto, dobbiamo magari all'inizio iniziare gradualmente con il consumo dei legumi e magari prima iniziare con quelli decorticati, perché quelli decorticati gli è stata tolta la buccia, quindi siccome la buccia è la responsabile di questo gonfiore a livello intestinale, fa sì che appunto togliendo la buccia uno non c'ha più tutto questo grande gonfiore. Oppure l'altra opzione che io dico sempre è: vabbè, prima di tutto, come dici tu, mettere i legumi secchi in ammollo la sera prima con l'alloro, che per esempio dà, diciamo, decongestiona, esatto, il legume stesso, a ridurre il gonfiore. E poi un'altra cosa è anche quella di scegliere magari la pasta anche di legumi, si può utilizzare anche la pasta fatta con i legumi, la farina di legumi specifico, perché tanti dicono: in che senso la pasta di legumi? Beh, ormai si compra anche la pasta, sì, però direttamente non tutti fatta ancora con i legumi. Lo sanno, quando io lo dico sì, vero, vero. Si stupiscono tutti. E quindi per esempio la pasta fatta con la farina di ceci o la pasta fatta con la farina di lenticchie, eccetera, sono delle paste che appunto prima di tutto sono ricche di proteine, secondo voi le possiamo utilizzare al posto del legume stesso se andiamo di fretta, eccetera, e comunque c'ha comunque tutte le proprietà, non ci gonfia e ci sembra poi di mangiare la pasta. Certo. Quindi può essere assolutamente, assolutamente appagante anche dal punto di vista. Sì, ecco, ma... su questo però chiedo a te, perché sì, io ho notato che comprando, e anche i miei pazienti, che comprando la pasta di legumi, che succede? Lì c'è scritto che la cottura è di esempio 10 minuti, però in realtà, come si dice qua in Umbria, si spangotta. Esatto, allora sul discorso cotture io difficilmente consiglio di seguire le cotture scritte nelle scatole. Perché? Perché in realtà corrispondono ad una prova fatta dai produttori. Molte volte non corrisponde realmente al calore che diamo noi o alle temperature che utilizziamo, quindi possono variare in più o in meno. Il consiglio che do sempre è quello comunque di assaggiare. Ah certo, quindi, quello diciamo, che dico anche io, sì, però ho chiesto. Io nonostante faccio questo lavoro da tanti anni, ogni volta che faccio uscire un singolo piatto in ogni sera assaggio, si vede anche, però serve comunque a far uscire un prodotto di qualità e che abbia comunque una masticabilità, perché in Italia mangiare pasta scotta, legumi scotti o in generale un prodotto che in bocca è diciamo poco appetibile, ci rovina i pasti. Quindi comunque il mio consiglio è sempre quello di assaggiare.
Poi un'altra cosa, se dopo legume ci sentiamo molto gonfi, possiamo sempre berci dopo una bella tisana al finocchio, proprio perché i semi di finocchio vanno a ridurre il gonfiore. Poi io, come dico sempre ai pazienti, il gonfiore non è la fine del mondo, si tratta semplicemente di aria, quindi non è grasso o altro come tanti pensano. Quindi come viene va via. Pensiamo che il principio della lievitazione è proprio far gonfiare il lievito per poi fargli espellere aria. Esatto. È un processo del tutto naturale. Assolutamente. Sì, volevo legarmi un attimo prima, mentre finiamo la cottura, alla questione delle bucce nei legumi e soprattutto nelle verdure in generale. Però i legumi, ricorda, io non sono verdure, lo dico perché... No, sì, no, io infatti dicevo nelle verdure in generale, perché anche nella verdura la buccia molte volte è causa di gravi problemi. Allora, è semplicemente che noi non riusciamo a metabolizzarla e quindi molte volte come entra esce, ok? Proprio perché non capiamo come fare a mandarla in giro per il nostro organismo e renderla utile. Per questo molte volte, soprattutto nell'utilizzo di alcuni elementi che hanno delle bucce poco, diciamo, digeribili o quasi completamente non digeribili, si possono tranquillamente andare a sbianchire. Questo è un processo molto carino che si può fare a casa, che è quello di mettere per 2 minuti in acqua bollente il prodotto, gettarlo immediatamente in acqua fredda e andare a spellarlo. In questo caso andiamo ad eliminare il problema che può essere legato magari alla digestione delle bucce delle nostre o dei nostri legumi o delle nostre verdure. Ah, poi un'altra cosa che io dico per dire anche ai miei pazienti è che sempre per il discorso del gonfiore, all'inizio magari quando iniziamo a introdurli gradualmente, si può anche fare che quelli secchi, una volta che ovviamente li abbiamo cotti, li passiamo con il passaverdure, in maniera tale che sì, la buccia rimane sopra e assolutamente siccome sì, è quella la responsabile, così abbiamo meno fastidi. In questo caso ricordatevi sempre di non utilizzare un mixer, il famoso mini pinner, esatto, perché in quel caso che cosa succede? Andiamo a rompere la buccia, ma resta sempre all'interno della nostra preparazione. Quindi mi raccomando, utilizziamo il passaverdure della nonna, che è quello che in realtà fa uscire la parte buona e trattiene tutto quello che sono invece le bucce e le parti di scarto, ok? Allora ci siamo, ricordatevi che in questo caso, ovviamente nel caso del riso integrale, avremo un rilascio di amido molto meno importante rispetto al riso classico e quindi il riso raffinato. Perché? Perché nel riso integrale la parte amidacea è inferiore. Quindi che cosa succede? Non vi aspettate un risotto all'onda, soprattutto non utilizzando i formaggi. Avremo più o meno un risotto che ha questa consistenza, ok? Che è più, sembra quasi un riso cotto, ma non è legato. Quindi quando andremo a fare, ad esempio, in cucina io salto, non mi salterà l'onda, ok? Ma mi salteranno i chicchi, molte volte non troppo legati. Ma non vi preoccupate, perché questo è un tipo di riso che in realtà si addice molto di più a delle insalate, ok? Noi ci andiamo a fare un risotto proprio per dare versatilità al prodotto, ma comunque state tranquilli perché è molto buono. Adesso andremo a dare un pochino di cremosità con l'olio d'oliva. Che cosa succede? Che raggiunta la cottura, vedete, io ho spento, ho fatto riposare un po' il riso e adesso vado a mantecare con l'olio a crudo, nel senso che non vado ad utilizzare la temperatura. Perché? Perché in questo caso voglio semplicemente dare il gusto dell'olio alle nostre fave, al nostro riso. Poi spezziamo una lancia anche al nostro olio, soprattutto italiano, ma anche umbro, è che è ricco di polifenoli. Quindi faccio un po' di rumore, scusate, sì, ma scusami. Che infatti sono proprio quelli di terpeni, anzi, che sono proprio quelli caratteristici che gli danno quel sapore un po' piccantino, anzi in realtà il piccantino è positivo perché vuol dire che è ricco di sostanze benefiche per il nostro organismo e in più è pure più buono, no? Assolutamente. E in più l'olio d'oliva, o meglio l'olio evo, sempre, quindi olio d'oliva extravergine, è un olio che è ricco di un grasso, acido grasso, che è l'acido oleico. L'acido oleico, così come anche lo squalene, che è un altro composto dell'olio d'oliva, lo rende un grasso che è ricco di antiossidanti, di proprietà antitumorali
e aiuta anche un po' il discorso della digestione, riduce il colesterolo LDL, quindi quello cattivo, alza quello buono, l'HDL. Poi infatti tanti pazienti, questo lo dico perché quando vedono il colesterolo alto, quello totale, dicono oddio, alla fine del mondo, ho detto sì, però devi guardare se è quello HDL e quello LDL. Tipo un paziente l'ultima volta mi dice il totale è troppo alto, gli ho fatto sì, però se guardi è quello HDL, quello positivo, quindi è un bene, va bene, ma c'è anche, perché c'è due valori singoli e un valore totale, giusto? Esatto, sì. Cioè l'LDL, l'HDL e il colesterolo totale. Il totale è dato alla somma dell'HDL e dell'LDL. L'HDL è quello buono, quindi che ci protegge dalle patologie cardiovascolari, mentre l'LDL è quello tra virgolette cattivo, quello che va insomma a quello dato dai grassi saturi, diciamo le arterie. Esatto. E l'LDL appunto non deve superare un certo livello. Però se il colesterolo totale è maggiore, ma quello LDL è nei valori, va bene, vuol dire che è l'HDL quello presente, che predomina, diciamo, quello sì, buono. Assolutamente. Allora, adesso entra in gioco la parte divertente, che richiede un pochino di tempo se ve la volete fare a casa, però in questo caso ci stava bene, diamo il tocco gourmet, potete anche non inserirla, che è la seconda variante di cipolla. In questo caso ho fatto disidratare al forno per, diciamo, dipende dalle temperature e dalla tipologia di forno, però esistono anche dei piccoli disidratatori che possono essere molto utili anche a casa, soprattutto per chi vuole fare delle colazioni a base di frutta. Sì, sono disidratatori essiccatori che si comprano a cifre blandissime, diciamo anche tra le 20 e le 30 euro, dove potete mettere la vostra frutta, i vostri agrumi, potete mettere le vostre verdure ad essiccare per 12-13 ore. Diventano delle sfoglie che potete conservare nelle buste e andarci a rendere croccanti i vostri piatti, a dare un pochino di, diciamo, di colore e di gioia alle preparazioni. In questo caso io l'ho fatto con la cipolla, l'ho disidratata, vedete? Ok? Completamente disidratata e mi è diventata croccante come fosse una chips e vado a metterla sul risotto. Ok? E andiamo a completare il nostro piatto. Ora, mentre parlavo, mi è venuta in mente una cosa, vorrei capire se riesco a trovarla, ma penso di sì. Penso che questa cosa renderà felice la dottoressa. Esco un attimo dallo schermo. Sì, vedo già cos'è. Sì, già è una cosa che la rende felice, dottoressa, vero? Giusto, assolutamente. Benissimo, allora intanto neanche lo dico, non ne parla direttamente la dottoressa. Sì, allora abbiamo la radice di zenzero. Lo zenzero anche lui, come la curcuma, è una spezia che dovremmo utilizzare come l'acqua fra un po', perché appunto è ricco di proprietà benefiche, in particolare è un antiossidante, ci aiuta anche nel caso di nausea, quindi per esempio anche dopo una chemioterapia può essere utilizzato anche fare una tisana con dei pezzi di zenzero. Non la voglio interrompere, ad esempio nelle acque aromatiche, se io la mattina esco per andare al lavoro, sì, mi metto limone, zenzero, una foglia di menta nella mia borraccia e me la porto, certo, al lavoro, sto facendo una cosa, certo, giusta. Sì, io infatti in realtà questa cosa la consiglio anche a quei pazienti che mi dicono e fanno fatica a bere l'acqua, perché io dico sempre, mi sgola a dirlo, che bisogna bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno. Però può essere appunto bevuta anche in questo modo, come ha detto lo chef, quindi inserendo nella bottiglia, nel termos dove insomma mettiamo l'acqua, lo zenzero e il limone. Io anche quest'estate, quando sono stata in vacanza in Puglia, sono fatta la bottiglia con dentro zenzero e limone, perché è molto più dissetante, quindi perché no, assolutamente. Anche quando mi faccio le mie centrifughe di frutta e verdura insieme, metto giù sempre una bella radice grande di zenzero, certo, che mi dà quella piccantezza, mi libera la gola e mi aiuta anche a respirare meglio. Non so se poi è una mia sensazione, ma mi sembra che abbia anche un effetto quasi balsamico. Assolutamente, okay. Anche io appena ho un minimo di mal, sì, di gola la mando giù, molto un pezzetto piacevole, di radice, molto piacevole, e sembra che va via. Allora, il nostro piatto ha preso anche del colore grazie allo zenzero, ovviamente prenderà anche una nota leggermente acida che sembra quasi limonata e ci darà anche un po' di piccantezza. Abbiamo chiuso il piatto, ringraziamo tutti per averci ascoltato in questo secondo webinar. Ricordo ovviamente che siamo disponibili alla fine del video per delle domande e delle curiosità. Ci vediamo per il terzo e quindi per concludere il nostro webinar della cena.